Brunelli Sabrina, Regnago Pier Paolo, Massignan Camilla, Costantini Graziano, Falco Simone, Montevezzi Emanuele, Benati Pezzi Enrico, Moreschi Mirko, presente in 12 su 13. Non va davvero? Non va davvero 5 volte? Alla volta, giocava a interessante. Punto 1, lettura per la zona del base del precedente, la domanda 7. Voglio dire 0, va bene. C'è qualcuno che ha salvazione, ne guardati. Prego. Solo un'osservazione, ho sentito che è uscita già questa mattina nei capi gruppo, lo dico stasera perché questa mattina mi ha sostituito Emanuele. Per quanto riguarda anche il futuro dell'ordine del giorno, proprio quando viene consegnato, questa settimana ci siamo trovati comunque di fronte a un ordine del giorno che è arrivato lunedì e i punti sono stati comunque consegnati in 3 giorni diversi per arrivare a vedere tutti questa sera. Quindi se è possibile magari come prassi di utilizzare anche in futuro, nel momento in cui vengono comunque mandati fuori gli ordini del giorno, che quantomeno si è già predisposto, al di là che dopo ci possono essere dei casi comunque da sviscerare ancora nei giorni seguenti, però che sia già inviata contestualmente anche la mail con i punti all'ordine del giorno, perché effettivamente diventa un attimo difficile ogni giorno avere dei punti da ritirare, e la stessa cosa vale anche per le delibere di giunta, perché all'indomani proprio l'insediamento di questo consiglio comunale avevamo fornito tutti gli indirizzi di posta elettronica, quindi se si riesce ad averli con una certa celerità, insomma, ci permettono anche di venire a conoscenza proprio, non proprio prima del consiglio, ma anche con un attimo di largo di quello che viene effettivamente portato avanti in giunta e quindi proprio della manovra più concreta anche della comunicazione comunale. La ringrazio, sono d'accordo, qui abbiamo anche la responsabile segreteria presente, ho già detto stamattina che anche il gruppo, lo dico anche tutti i consiglieri, se fosse possibile ad arrivare a una forma in cui mandiamo intanto il telematico sulla PEC, in modo che anche dal punto di vista giuridico riusciamo a essere presenti, non so se tutti voi ce l'abbiate, la porta certificata, chi non ce l'ha magari si può rivolgere a Filippo che vi dà una mano per averla, cioè il governo ha predisposto anche un servizio di PEC. In modo che io credo più siamo celeri, più siamo informati, anche perché a volte le proposte di delibera, quindi prego anche per altri, per noto su questo che è presente, anche per le giunte o meno, concordate che lo producono poi dalla forma, nel senso che molte volte le delibere sono fatte solo di un paio di fogli, quindi PDF possono andare bene, chiaramente se ci fossero documenti molto consistenti in cui i consiglieri non hanno voglia, capacità di fare stampe troppo sostanziose, rivolgetevi voi comune a questo punto di vista, così riusciamo però a sortire le cose, siamo tutti contenti, quindi la ringrazio per l'attenzione. Abbiamo approvato, allora favorevole per la votazione verbale, numero 7. Punto 2, abbiamo comunicazione del sindaco, sostanzialmente. Qualcuno l'ha anche sentito, noi abbiamo, volevo leggere molto velocemente, un documento che abbiamo sintetizzato molto e che si chiama Analisi conoscitiva sulla situazione amministrativa del Comune di Nogara del 2011. Abbiamo voluto farlo perché questa è una sintesi di tutte le relazioni di settore che sono state lasciate appunto dai responsabili di settore, dal commissario, dal segretario presente. Le abbiamo sintetizzate tutte, quindi da questo punto di vista, se ci assumiamo in pieno la responsabilità di quello che andiamo a dire, ci sono tutta una serie di documenti più sostanziosi, sarebbe un dossier di circa 120 pagine, che mi sembrava praticamente eccessivo, poi portare a conoscenza sia dei consiglieri che della popolazione, con i dati salienti di quello che abbiamo trovato. Vorrei anche chiarire il senso di questa operazione, non è né una scusatio non petita né un tentativo di preordinare, se devo essere sincero, eravamo stati anche così dubbiosi se portarlo o meno a conoscenza, anche se mi sembra giusto farlo, perché era prima uno strumento di lavoro interno che dovevamo dare alla giunta, nel senso che oggi ci sono una serie di elementi.
vanno conosciuti e da cui evidentemente partire. Dopodiché abbiamo detto che se era un servizio che per un nostro livello di lavoro poteva essere anche un elemento di, appunto, di lavoro anche per tutti i consiglieri comunali, credo che a questo punto, siccome la sintesi è venuta tutto sommato leggibile e anche abbastanza rapida, troveremo qualche maniera anche per farla conoscere alla cittadinanza. Da questo punto di vista questo documento, ripeto, conoscitivo su alcuni elementi, teoricamente non andrebbe né approvato né messo in discussione, però evidentemente uno può fare osservazioni richieste o meno, c'è la più ampia disponibilità a fare questo, e seguirà puntualmente nella prossima seduta, che dovrebbe essere, io ovviamente detto questa mattina ai capigruppo che era lunedì 11, abbiamo alcuni problemi, sarà quasi sicuramente martedì 12, quindi perché diciamo per anche qualche giorno per andarsi di ferio, preferiremo essere presenti per dire queste cose. Ve lo leggo anche, se volete, rapidamente, è stato distribuito questa mattina ai capigruppo e in questo momento anche gli altri consiglieri. Attualmente il Comune di Nogara conta circa, e questa è l'analisi a giugno 2011, attualmente il Comune di Nogara conta circa 8.730 abitanti, di cui 1.390 immigrati regolari, con prevalenza delle seguenti nazionalità: Romania 431, Marocco 330, India 129, Nigeria 128. Il problema più importante con cui deve fare i conti l'amministratore insediandosi nel maggio 2011 è la situazione finanziaria, poiché il Comune di Nogara non ha rispettato il patto di stabilità per il 2009 e per il 2010. Nel 2010, ignorando il non rispetto del patto di stabilità già vigente dagli atti contabili per circa 360.000 euro, l'amministrazione Olivieri approvava il bilancio 2010 senza considerare le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità 2009. In particolare, prevedendo spese correnti per un importo complessivo di euro 5.072.977 contro un limite di spese imposto dalle sanzioni di 4.470.662, quindi in pratica 600.000 euro in più. Di fatto, non riportando contabilmente la minore disponibilità di spese di circa 600.000 euro. La situazione veniva aggravata ulteriormente con l'erogazione di contributi per 65.250 euro a vari soggetti in prossimità della scadenza elettorale del 2010. L'amministrazione Falco, subentrata nel marzo 2010, si trovava di fronte a una situazione difficile, con un saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità 2010 pari a meno 845.208 euro, contro l'obiettivo programmatico indicato dall'amministrazione precedente di più 3.918 euro. Eppur attuando due manovre correttive al bilancio, non fu in grado di far fronte a minore entrata su quanto previsto dal bilancio 2010 disposto dalla precedente amministrazione. In particolare, per mancate entrate per 245.000 euro di ICI e 93.000 euro per sponsorizzazione, vanificando di fatto gli effetti delle manovre correttive stesse, portando lo sforamento a 986.000 euro. La gestione commissariale ha regolarmente approvato il bilancio di previsione 2011. Il mancato rispetto del patto di stabilità per l'ammontare di 986.000 euro da parte della giunta Falco ha comportato una riduzione dei trasferimenti erariali di uguale importo, oltre a un'ulteriore riduzione di circa 160.000 euro dettata dalle norme di finanza pubblica. Il commissario è intervenuto sia sulle previsioni delle entrate, aumentando le tariffe di servizi pubblici e le aliquote dei tributi anche retroattivamente, sia operando riduzione della spesa corrente, rideterminando le complessive 3.341.355 euro. Il bilancio commissariale in corso prevede il rientro nella stabilità nel corso dei due esercizi 2011-2012 e a tale previsione occorreranno informarsi. Si ricorda che a causa dello sforamento del patto di stabilità per due esercizi successivi, oltre alla riduzione dei trasferimenti di fondi al Comune di Nogara da parte dello Stato, complessivamente le due amministrazioni per circa 1.400.000 euro, fino al momento dell'equilibrio finanziario non si può sostituire il personale che va in pensione né dare incarichi, non si possono contrarre mutui, con la perdita tutt'oggi che speriamo di recuperare dei finanziamenti per il restauro di Villa Raimondi e delle scuole elementari. Questione ulteriore aperta con implicazioni
implicazioni finanziarie. L'associazione Via Opera Sirtus nel gennaio 2011 ha emesso a carico del comune di Nogara fatture relative all'organizzazione della stazione teatrale 9-10 per circa 40.000 euro, contestate peraltro dall'amministrazione, poiché in atti risultano effettuati i pagamenti con identica casuale importo a favore dell'associazione Magico Teatro. Una ditta edile locale ha chiesto il riconoscimento di somme per maggiori lavori riguardanti opere di urbanizzazione sui piazzali Berlinguer, una pista cicloprigionale in pregio via Maso, poiché dal collaudo emerge che i lavori relativi ammontano a 176.128 euro, mentre nella convenzione urbanistica l'importo per opere dovute al comune da parte della ditta ammontava a 143.356 euro, quindi sono circa 30.000 euro in più. Risulta tuttavia che la giunta comunale, Olivieri con delibera 609, dava atto che tutti i maggiori oneri dell'opera, compresi quelli derivanti dagli obblighi assunti per l'acquisizione delle aree per effetto dell'atto d'obbligo, eccedenti l'importo stabilito dalla convenzione urbanistica, saranno a totale carico della ditta lottizzante. Esistono inoltre rivendicazioni di cittadini singoli per impegni presi verbalmente da passate amministrazioni per circa 70.000 euro e riguardanti i lavori di urbanizzazione, filmati, fatti o in corso, promessa ad associazioni sportive e scavi archeologici. Esiste un contenzioso con le ditte esecutrici per la riparazione dei cedimenti delle rotture delle pavimentazioni di Piazza Umberto I. Inoltre la ditta Coca-Cola Italia SRL, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale, chiede a CISISPA rimborso delle somme pagate a titolo di depurazione delle acque dal 2000 al 2008 e il Comune di Nogara potrebbe essere chiamato a pagare questa pendenza in quanto la società CISISPA in liquidazione fallimentare e la stessa è la gestora del servizio per conto del Comune. Piano di assetto del territorio. Approvato nella sua forma preliminare all'inizio del 2010 dall'amministrazione Olivieri, costato fino ad oggi più di 100.000 euro. Lo strumento non era e non è operativo. Dal momento che per completare l'iter preliminare occorre procedere a un aggiornamento del quadro conoscitivo, anche se la giunta FAEC ha conferito il carico per l'aggiornamento degli elaborati, alla stesura della VAS, all'analisi delle osservazioni fatte dai cittadini, con una tempistica non inferiore agli 8 mesi. Dopo questa prima fase, per diventare operativo, occorrerà redigere il piano degli interventi, con tempi non inferiori, a seconda delle modalità, dai 12 ai 24 mesi. Non si può pertanto ipotizzare che il PAT possa essere uno strumento che favorisce, nei tempi brevi, lo sviluppo edilizio di Nogara e il relativo incasso di oneri di urbanizzazione, e questo a prescindere dalla condivisione o meno delle scelte urbanistiche contemplate. Ci sono inoltre altri strumenti urbanistici bloccati o da definire, che sono il piano di lottizzazione residenziale Casello Olimpica in via Onesti, bloccato da un contenzioso tra la ditta lottizzante e la proprietà confinante. Il piano di lottizzazione produttiva variante siti in località Ceomo, per cui è stato dato avvio alla procedura di sproprio nei riguardi di proprietari dissenzienti. Il piano di lottizzazione residenziale in zona CP1 di iniziative agricole e immobiliari, bloccato per contestazione in merito alla sua mancata inclusione nel PAT e a contenzioso con il comune di Gardo Veronese. Piano di lottizzazione di via Aldo Moro, da chiudere col versamento della quota parte delle lottizzazioni delle opere di urbanizzazione secondaria per 48.675 euro. Inoltre, tra i piani di urbanistica concordata e la richiesta di realizzazione di una piscina presentate da una ditta privata, tutti legati all'approvazione del PAT. Risultano inoltre numerose richieste in evase di acquisizione di piccoli beni comunali. Per quanto riguarda il patrimonio e l'ambiente, si evidenzia un generale degrado sia nella rete urbana del centro che nella manutenzione di strade, fossati e illuminazione delle frazioni, con problemi di notevole disagio idrico nel centro e a Caselle, con competenza ai Cocisi e Alto Veronesi, e in alcune zone di Montalto e Motta con competenza del Consorzio di Bonifica. Per quanto riguarda il teatro, la palestra, le scuole medie, il palazzetto, il palazzo Maggi, il campo sportivo della Motta, le strutture presentano problemi di vetustà e servizi inadeguati, in alcuni casi di vero e proprio abbandono. Per quanto riguarda le cavalcavie ferroviarie della strada 10 regionale, il comune di Nogara si trova nella necessità di chiudere un processo ambientale avviato con l'ordinanza emessa nel 2005 a seguito degli accertamenti APA, tanto per dire che si scontravano tutti i tossici nocivi sul terreno, eseguiti sul materiale di riporto utilizzato per il rialzo della cavalcheria posto sulla strada 10, che interessano le ferrovie, l'Italferri, Tucchia e Veneto Strade.
La rete dell'acquedotto è solo parzialmente realizzata e non funzionante. Lo stanziamento per il completamento è stato dirottato nel 2010 per altre opere in altri comuni. Scuole e servizi sociali. Con il bilancio approvato dal commissario straordinario sono state incrementate retroattivamente molte tariffe come pazzi a domicilio, assistenza, trasporti sociali e le rette. Sono stati tagliati i fondi per il servizio di fornitura dei libri delle scuole secondarie, così come le borse di studio, e sono stati ridotti da 20.000 a 7.000 euro i contributi alle scuole. Il taglio operato dal commissario straordinario in sede di bilancio, unito alle difficoltà economiche generali, creano difficoltà per l'erogazione di contributi assistenziali alla popolazione. Pesante si presenta inoltre il problema degli sfratti e in generale la problematica legata alla carenza di alloggi a basso costo, al pagamento degli affitti e alle spese condominiali. Per quanto riguarda l'Associazione dello Sport e della Cultura, una delibera commissariale ha aumentato le rette per l'uso delle strutture come aule e palestre in maniera retroattiva e le strutture comunali principali come Villa Remonti, Palazzo Manci, casa sull'ex campo sportivo Scuola di Brancon sono usate dalle associazioni senza convenzioni con il comune. Per quanto riguarda la biblioteca del Maggi, resta aperto il problema di un'eventuale sistemazione museale archeologica per cui esistono fondi non utilizzati. Rapporti con gli altri enti. Il più ospizio è stata approvata dal LUS un piano di incremento dei posti letto per non autosufficienti da mettere a regime nel 2015 che comprende il piano finanziario che deve essere reso esecutivo. Per quanto riguarda l'ex ospedale Stellini è stato approvato dalla conferenza dei sindaci nel 2008 un'ipotesi di riuso della struttura che prevedeva tra l'altro il mantenimento del pronto soccorso, servizi ai ricoveri per lungo degenti, servizi per disabili e disagio mentale, servizi ambulatoriali e analisi, la messa a disposizione di fondi regionali per la riconversione, l'uso dei beni delle Stellini finalizzati alla riconversione della struttura e una parziale riconversione urbanistica dei terreni. Tale ipotesi non ha mai avuto seguito operativo ed è già stata in parte disattesa con lo smantellamento del pronto soccorso da parte del LUS. Per quanto riguarda Nogara Mare e la circonvallazione esiste un progetto fino a Nogara, ma manca il collegamento con l'area mantovana, rendendo difficile la definizione di un tracciato per la circonvallazione che tolga il traffico pesante dal centro di Nogara. Per quanto riguarda l'Ater, la costruzione delle case Ater al Camiglione è bloccata da tempo in alcune condizioni in maniera molto saltuaria, e inoltre l'Ater ha deciso di procedere alla dismissione di tutto il patrimonio locale. Per quanto riguarda i rapporti con il comune di Isola della Scala, è in corso di modifica la convenzione per l'uso dei vigili che prevede il mantenimento della stessa ai fini dell'utilizzo di fondi regionali per i mezzi di videosorveglianza, per la messa a regime di un futuro distretto confessoriale, oltre che con un rapporto di collaborazione per grandi eventi. È un documento della Giunta stilato il 30 giugno, mi scuso per qualche errore che ho detto adesso, ma comunque ripeto, questo documento viene consegnato ai consiglieri, non ci sarebbe nient'altro da dire, certo, nel senso che è un documento che consegniamo a voi, se qualcuno fa le osservazioni, quale sicuramente verrà anche reso pubblico. Prego. Prego, consigliere Moleschi. Mazzo. Funziona, fantastico. No, interessante notare come a me questo qua è stato dato oggi alle 12.30 e non capisco perché non me l'hai dato prima, perché non me l'hai dato. Se è all'ordine, cioè, se è un punto all'ordine potevi anche darlo prima. Comunque detto questo, mi sembra che qua insomma se si mette a dare la parte del fornimento, nel senso da dire qua non si può fare niente perché la situazione è questa qua, non potremmo fare assolutamente nulla perché insomma, infatti qua hai già anticipato in questa bellissima relazione, hai già anticipato tante cose che andremo a discutere dopo, punti che ci sono dopo. Interessante notare come citi solo le associazioni, cioè solo alcune associazioni, ma asso imprese che gode anche lei di finanziamenti da parte del comune, che da quello che mi risulta non è tanto messa bene, insomma, come le mie messa bene qua al Magico Teatro, non vedo che mi sia stata chiusa qua, insomma, ecco. Credo che anche questo dovrebbe essere stato messo qua. Ma insomma, cioè, ecco, a me questo dà la sensazione di un dire, cioè si vuole far finta di essere trasparenti, insomma,
no? Cioè vogliamo far finta di essere, questa è una prova di trasparenza, ma dopo questo è già un mettersi le mani avanti, mettere le mani avanti e dire guarda, signori, questo è quello che c'è, cioè non c'è niente sostanzialmente, perché guarda, è tutto un disastro. È interessante notare che siccome la rete a memoria, ma la TV, no? Questo me l'hai dato oggi che siamo al 30, giusto? Tu il primo di giugno, sul tuo profilo Facebook, scrivevi quanto vado a leggere. L'amministrazione è partita, qualche soldo è già entrato, la Corte dei Conti ha fatto alcune interessanti osservazioni sui bilanci passati. Tra una decina di giorni dovremo avere un buon quadro della situazione. Un quadro buono, cioè buonissimo quadro, non è niente che funziona qua. No, no, siccome solo, dopo che renderemo pubblico. Allora, al primo di giugno dici che tutto è ok. No, no. E al 30 di giugno dici che non funziona più niente. Allora, cioè, ti metti d'accordo, mirandola, o non so. Io credo che se uno dà una lettura non pregiudiziale, come lo solito fare il consigliere Moretti, questo è un quadro di quello che c'è. È assolutamente quello che ho detto il primo di giugno. Siamo in grado di fare un quadro amministrativo. Non c'è nessun pianto greco, è chiaro. Abbiamo solo fatto una ricognizione delle contestazioni che ci sono. Dal punto di vista dell'asse impresa, se l'asse impresa non fa contestazioni, perché io devo dare un giudizio politico sull'asse impresa? Perché era dato su. No, non ho dato nessun giudizio, solo le contestazioni che ci sono in atto su funzioni amministrative. Cioè, se un cittadino mi chiede indietro soldi, ve l'ho detto. Non ho detto che gliele diamo, questo è il quadro amministrativo delle contestazioni, come sulla Coca-Cola, tanto per essere chiari su cui è venuto fuori sul tuo profilo Facebook, perché ci diamo solo la Coca-Cola. Allora, se tu dici perché ci diamo solo la Coca-Cola, perché la Coca-Cola è quella che ha fatto osservazioni, se gli altri non la fanno, non vedo perché devo citare chi non fa osservazioni. Ma insomma, è stato che non è stato io, consigliere. Allora, da questo punto di vista, noi abbiamo fatto un quadro della situazione, non piangiamo, il quadro è chiaro, però se io voglio partire per fare anche un progetto, un programma, non posso che partire dallo stato di fatto. Non cerchiamo né commiserazione né miseria. Questo è lo stato da cui partiamo. Punto. Tanto è vero che tra 10 giorni presenteremo un bozzo di bilancio che parte da questo punto di vista, in cui noi diamo una serie di possibili soluzioni. Ripeto, non è né un'escusatio non pettita da questo punto di vista, è solo un quadro. Avrei potuto consegnare a questo consiglio le 12 relazioni che ho in cartella complete, sarebbero state solo più complete, più sostanziose e più dettagliate, niente di più e niente di meno, ripeto, perché è solo un quadro amministrativo. Sì, fatto stare che prima alla stampa e dopo altri, è molto, no? Non ho capito, prima informi la stampa e poi a noi all'ultimo minuto te ne ho detto, sul problema va benissimo, puoi farlo, sul problema. Va benissimo, tu fai tutto quello che vuoi. Dico che 2 giorni prima lo dai in pasto alla stampa e poi a mezzogiorno e mezzo lo dai a noi. Sì. Bene, perfetto. Prego. Questa è la trasparenza che ti dici, no? Io lo faccio avere tutti i cittadini, non lo so. Non so cosa vado a fare. Vabbè, comunque prego. Sì, allora sottolineo anch'io che intanto è una comunicazione all'ordine del giorno e l'abbiamo fatta solamente oggi. Tra l'altro non mancava solo questo punto, mancava anche un altro punto per il 5, il quale abbiamo avuto ieri. E qualcuno oggi, qualche consigliere oggi. Vabbè, comunque era disponibile da ieri. Tu prima hai detto che è un giudizio, questa è una sorta di giudizio tecnico, giusto? Cioè, tu hai chiesto ai capi settori com'era la situazione, diciamo così, economica del comune di Nogara. Poi invece successivamente 2 minuti fa dici che è un giudizio politico in quanto non metti dentro le sue imprese come associazione, cioè vai a citare alcune associazioni facendo nomi e cognomi e altre invece sono completamente escluse pur sapendo che c'è un bilancio che purtroppo è negativo anche su questa questione. Secondo te cosa devo mettervi a se impresa se non ha nessuna rivendicazione nei confronti del comune? Dimmi cosa devo
rivendicazione in che senso? Se non mi chiede niente, perché devo dire che devo dargli qualcosa? No, c'è qualcuno che chiede, dite ad esempio che hanno portato le terze strutture o altre cose. A me, comune. Stanno ancora aspettando i soldi. Ma non da me, scusa, io chiedo, ho messo quelli che chiedono soldi al comune. Se ti te per la strada, il tuo vicino te li mandi schieri, non te la metta per qua. No, no. Il comune di Nogara ha partecipato con una somma di 10.000 euro passo dalla giunta, quindi abbiamo messo a disposizione una somma l'anno scorso di 10.000 euro e la festa del riso Forenose era gestita dai 20 Nogara, dove all'interno c'era anche la parte amministrativa. Ok, questa è una sorta. La sorpresa chiede soldi a Nogara, così al comune. No, ti sto dicendo che su alcune associazioni le ha inserite, altre invece ti sei dimenticato. Qual è che ho dimenticato? Divertente. Ma una l'ha detta lui, la sua presa. No, non c'è nessuna rivendicazione di Assemblea nel confronto del comune. Sfido a provarlo. No, vabbè, se dico che è ovvio, te lo devi vedere, no? Ti sfido a provare che c'è una rivendicazione di Assemblea. Ti sto dicendo che alcune associazioni sono state inserite, altre non sono state inserite. Quelle che mi ha sta inserendo. Tu hai detto che è un documento tecnico. Mi sembra che sia un documento tecnico partito politico a questo punto di vista. Comunque è una situazione praticamente disastrata e su alcuni punti va a identificare quali sono un po' le colpe dell'amministrazione Falco e le colpe dell'amministrazione Olivieri. Vabbè, adesso insomma la sindaco e la giunta dovrà sicuramente risanare l'arco di questi 5 anni. Quelli che sono stati disastri delle precedenti amministrazioni. Vorrei, tu prima hai citato il discorso del dossier di 120 pagine, se si potesse avere in modo da consultare anche quello da parte dei tanti settori. Tecnico. Secondo me questo è un documento a due facce, dove c'è una parte, quella che fa più comodo tecnica, l'altra parte politica, ci sono più passaggi, soprattutto nella parte iniziale, sono in questa direzione. Penso che si possa capire, adesso ne sarete resi conto, fino in fondo, che quando facevamo in quei 9 mesi di amministrazione nostra alcune valutazioni su quella che era la situazione finanziaria del comune, ereditata comunque completamente dall'amministrazione precedente, e ci si diceva, mi si diceva che nel momento in cui avevo deciso di fare il sindaco mi prendevo gli onori e soprattutto gli oneri. Adesso forse vi siete resi conto che la situazione comunque al 31 marzo dell'anno scorso non era delle più rose, perché le stesse sanzioni comunque derivanti dallo sforamento del patto di stabilità di quest'anno erano le stesse che ci siamo dovuti comunque sobbarcare l'anno scorso, con l'aggravante forse anche che i dipendenti comunali, cioè non è una cosa positiva, lo premetto, l'anno scorso proprio non avevano mai affrontato uno sforamento del patto di stabilità, quindi si sono trovati a che fare anche con una situazione dove quotidianamente non si capiva neanche come gestire una situazione come quella, mentre quest'anno, se non altro, tra le correzioni che sono state fatte l'anno scorso, seppure purtroppo sono servite molto relativamente, sia anche gli altri mesi comunque sotto il commissario, spero che siano se non altro d'aiuto per venirne fuori possibilmente non oltre il 2012, questo parlo del cittadino, perché dal punto di vista economico si capisce bene che il futuro comunque di Nogara dovrebbe essere qualcosa di maggioranza o di minoranza, non una barca dove si dovrebbe comunque andare fuori il prima possibile per dare un vero segnale. Questo lo dicevo quando ero seduto lì e lo dico allo stesso tempo quando siamo qua. Mi è dispiaciuto invece il passaggio iniziale, quando ha parlato prima il collega Moreschi, quando si è detto che il documento è stato dato questa mattina perché comunque non doveva essere dato, non doveva prevedere una successiva discussione. Questo non reputo comunque un discorso valido, nel senso che questo forse era il vero punto all'ordine del giorno, forse con un documento del genere si sarebbe dovuti fare un consiglio comunale solo su questo. Perché dico questo? Perché il Consiglio Comunale di questa sera, a parte oltretutto, e non lo ritengo proprio neanche quello un modo di comportarsi proprio correttissimo, da un volantino, io il primo comunque avviso che ci sarebbe fatto il Consiglio Comunale questa sera l'ho avuto domenica mattina scorsa in piazza, prendendo un aperitivo dove mi sono trovato sul tavolo un volantino dove c'era scritto: vi invitiamo giovedì sera.